Il giallo delle staminali, di cui tanto si parla in questi giorni, ha colpito anche una famiglia di Alvignano, nel Casertano, come aveva già anticipato Caserta Sera, da dove è poi partita l'inchiesta giornalistica. Ma siamo ai fatti. La coppia, 5 anni fa, dopo il parto del figlio, aveva deciso di conservare il cordone ombelicale pagando il dovuto. Poi si è scoperto quello che potrebbe essere un probabile raggiro. La società svizzera alla quale era stato affidato il prelievo è praticamente scomparsa. A quei numeri dove la famiglia telefonava per versamenti e certificazioni, ora non risponde più nessuno. Da qui la denuncia della famiglia. Noi abbiamo sentito in esclusiva il legale della coppia, Carmen Amato. Avvocato, quali sono le novità, se ci sono, dopo il rumore mediatico di questi giorni e ovviamente la vostra denuncia? Ci sono stati sicuramente dei passi in avanti e delle novità anche grazie ai rapporti che non si sono mai interrotti con l'Ufficio federale della sanità pubblica in Svizzera, il quale ufficio ci ha confermato ancora una volta di aver ritirato le autorizzazioni alla clinica svizzera per la crioconservazione delle cellule staminali. Questo perché in seguito a delle indagini effettuate da questo ufficio ci si è resi conto che la clinica ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui trapianti, alla quale legge è anche assoggettata alla conservazione appunto delle cellule staminali. L'ufficio federale ha quindi presentato una denuncia formale presso la procura competente lì in Svizzera e di questo ci ha dato notizia. Sono seguite delle perquisizioni domiciliari e queste indagini sono ancora in corso, proprio finalizzate a capire effettivamente se c'è stato un regolare trasporto da parte di questa clinica a questo centro di conservazione di cui tanto negli ultimi tempi si sente parlare e che dovrebbe essere in Polonia. Ma le dirò, il nostro intento, dopo aver presentato ufficialmente la denuncia con i signori Martino qui in Italia, era anche quello di individuare eventuali responsabilità qui in Italia, perché come già detto i primi contatti sono avvenuti con soggetti in Italia, ma soggetti non incontrati per caso e per strada. I signori Martino si sono recati presso una struttura ospedaliera all'interno della quale vi era un ufficio e in questo ufficio c'era un incaricato della clinica svizzera che ha fornito notizie che ha ricevuto i signori Martino illustrando il contratto e alla fine quel contratto è stato sottoscritto dai coniugi Martino come tante altre famiglie italiane e quindi capirete che adesso si inizia a prospettare un profilo di responsabilità anche in Italia, perché non è concepibile, non è immaginabile che un soggetto in un ufficio all'interno di una struttura ospedaliera sia lì senza autorizzazioni. Quindi a questo punto sì, abbiamo un po' le idee più chiare, certo abbiamo dei profili di responsabilità, adesso l'aspetto più importante che preme ai miei clienti così come alle altre famiglie italiane sarebbe quello di capire effettivamente la sorte di queste cellule staminali. Sarà un percorso sicuramente lungo e complicato, la speranza è quella di riavere le cellule staminali, non abbiamo certezza di raggiungere questo risultato. Però insomma faremo il tutto e per tutto. Avvocato Amato, ci può spiegare quali saranno i vostri prossimi passi in questa vicenda che per la verità assume sempre più i toni di un giallo? Sì, il prossimo passo sarà sicuramente quello di continuare in modo serrato le indagini, coordinandoci soprattutto con la Procura, perché i primi insomma, a dover svolgere queste indagini e lo faranno sono appunto i procuratori investiti di questa spiacevole circostanza. Forniremo tutti gli elementi utili per riuscire appunto ad individuare e i responsabili ma capire, perché la speranza primaria dei miei assistiti è quella di riuscire a capire se è possibile individuare dove sono al momento queste cellule e se fosse possibile riaverle.